comprensivo 2 dell'Arnolfo di Cambio di Colle di Valdelsa. Oggi continuiamo l'attività precedente riguardo al nostro approccio al conflitto, vedendolo da un punto di vista tutto nuovo e andando fuori per metterci in cerchio e discuterne meglio. Allora ragazzi, in questa attività avete riflettuto prima dentro di voi, con le domande guidate che vi abbiamo fornito, su come risolvete i conflitti che la vita tutti i giorni ci presenta. Poi abbiamo allargato un po' l'orizzonte e abbiamo lavorato in gruppo. E lì le opinioni erano di più, erano tante, erano diverse. E trovare un punto di incontro è stato un po' più difficile. L'abbiamo ricercato e condiviso nel piccolo gruppo. Ma lo step finale lo facciamo adesso. La condivisione di una strategia comune per risolvere i nostri conflitti interni e con gli altri va trovata adesso nel gruppo classe. Ogni gruppo proporrà la soluzione a cui siete arrivati e vedremo se infine troviamo una strategia comune. Good luck! Thank you. Come comportarsi in caso di litigio? Beh, le opzioni non sono molte. O ci si impone e non si lascia all'altro la possibilità di esporre, oppure si cerca di concordare un'unica soluzione che metta d'accordo tutti e che non ci siano persone con più potere e persone con meno potere. Spesso tra noi ragazzi avvengono delle discussioni che solitamente possono trasformarsi in veri e propri conflitti. Nella nostra generazione si tende a scappare e a non mostrare la propria forza o in altri casi a offendere mostrandosi superiori e utilizzando gesti impropri. Forse il modo migliore è collaborare e trovare soluzioni che vadano bene ad entrambi. Inizialmente pensavo che la cosa migliore da fare in questi casi fosse affermare la mia posizione, pensando di fare del bene a me stessa, ma inconsapevole di fare del male all'altro. Successivamente, riflettendo e lavorando con i miei compagni, mi sono accorta che invece in questo modo non facevo altro che peggiorare la situazione. Spesso infatti cerchiamo di sostenere il nostro pensiero per convincere l'altro a concordare con noi, senza però chiedere o far esporre l'opinione altrui. Per questo motivo sarebbe più opportuno trovare un punto in comune per risolvere il litigio. Infatti quando siamo in un qualsiasi conflitto sarebbe meglio trovare un accordo insieme alle altre persone del gruppo invece di imporre le nostre idee e mettere a disagio e in difficoltà le altre persone. Ogni persona con un minimo di buonsenso riuscirebbe a comprendere che per accrescere la collaborazione durante un conflitto bisogna evitare l'ostilità e la violenza e trovare un punto fermo che convenga per entrambi. Noi abbiamo riflettuto e siamo arrivati alla conclusione che la violenza non è mai la risposta giusta. Il rispetto, il confronto e la condivisione sono state alla base delle attività svolte dai ragazzi della terza F. Il rispetto delle opinioni altrui, la condivisione delle opinioni che emergono in comune e il confronto tra pari ma anche con gli adulti sono stati il centro di questa attività. Le metodologie didattiche sono state sempre attive e quindi cooperative learning, debate, circle time e i ragazzi hanno potuto apprendere quelle social skills o soft skills così utili alla convivenza civile e indispensabili per i cittadini del domani.